Su iniziativa dell'Unitre di Alcamo, anche con un momento musicale a cura proprio del liceo musicale dell'Istituto Superiore Vito Fazio Almaier di Alcamo, è stato presentato il libro di Francesca Corrao, che si intitola, lo lasciamo dire proprio a lei, buonasera professoressa Corrao, si intitola questo libro L'Islam non è terrorismo. E allora, a proposito, abbiamo accanto a lei l'imam Francesco Macaluso e il preside dell'Istituto Vito Fazio Almaier Vito Emilio Piccichè. Professoressa Corrao, come nasce l'idea di scrivere e pubblicare questo libro? L'idea è venuta al presidente Violante, Luciano Violante, che mi ha chiesto appunto di dedicare a un libro semplice e divulgativo sull'Islam per aiutare un pubblico vasto a comprendere qualcosa di più prima di partire con i pregiudizi, no? E allora ho invitato 7 colleghi esperti di Islam italiani, e quindi del diritto, dell'economia, della religione, della filosofia, della mistica, della storia, ma anche della questione delle donne, e 7 colleghi arabi, ma anche una somala, come Jaba Shego, che ha scritto un articolo dedicato ai gatti, e un turco che vive in Italia, e Gerard Paidin. Proprio perché volevamo insieme dare una conoscenza utile a sfatare pregiudizi e soprattutto utile a dare quegli elementi che servono a impostare un dialogo. Ecco, per esempio, tutti parlano del Corano, però non sanno che quelli che sono i nomi di Dio nella religione islamica sono dei valori condivisi anche da noi, come la pace, la dignità della vita, la gratitudine, la via di mezzo, la saggezza, il rispetto. Ecco, sarebbe molto importante conoscere questi elementi per poter anche dialogare e rispettare i musulmani che vivono al nostro fianco, nella nostra comunità, e per avere momenti di incontro, di collaborazione, in difesa di quei valori che tutti gli esseri umani di buona volontà condividono, e in difesa delle nostre comunità dalla follia del terrorismo, che riguarda invece delle ideologie politiche ostili a questi valori che invece noi condividiamo. In definitiva, ci sono state delle motivazioni religiose personali che l'hanno indotta a scrivere, o soltanto una riflessione di carattere sociale e culturale sulla base di ciò che ha potuto apprendere lei stessa con l'esperienza? Beh, tutte e due, entrambe, perché io sono una studiosa di lingua, cultura araba, di storia dei paesi islamici, dei paesi arabi del Mediterraneo, e ho vissuto 7 anni in Egitto, dove ho appreso molto, soprattutto dall'esperienza a fianco di tante amiche e amici che pur intellettuali, che pur essendo musulmani pensavano e condividevano idee come le mie, che erano appunto secolari e pur essendo musulmani erano assolutamente rispettosi della diversità, e dunque c'è la doppia passione e il dovere di gratitudine, ecco, di gratitudine verso quelle persone che mi hanno accolto, che mi hanno rispettato, e trovo ingiusto che si parla male, si generalizzi, mentre non si valorizzano quelli che sono aspetti utili, visto che noi, il nostro umanesimo è il frutto dell'incontro tra la cultura occidentale e orientale, soprattutto noi siciliani, e tutti sappiamo appunto quanto è stato importante il contributo della corte dei Normanni e anche di Federico II a trasmettere i valori, la cultura dell'Islam, la medicina. Se ne parla, però non abbastanza.
quanto si dovrebbe. Ecco, nelle nostre radici la cultura islamica ed ebraica sono importanti e vanno conosciute per rispettarle e per rafforzare questo sentimento di fratellanza che è all'origine della forza, della dignità dell'essere umano. Ok, non dimentichiamo, ma questo forse c'entra poco, oggi 14 gennaio, 51esimo anniversario del terremoto del Belice, su quale suo padre Ludovico Corrao avviò insomma, una serie di interventi politici per la ricostruzione del Belice, sappiamo bene. Sì, infatti l'esempio dato da mio padre oggi è molto utile, perché da un dramma, da una tragedia di un piccolo paese, lui grazie alla volontà di rinascere ha fatto sì che la gente non lasciasse la sua terra, che ricostruisse la casa dove era nato con l'aiuto degli artisti, quindi la bellezza del luogo è stata rinnovata grazie anche a quegli artisti che, pur essendo nati in Sicilia, avevano fatto la loro fortuna lontano dalla Sicilia. Quindi che vuol dire oggi? Oggi è importante perché anche in Italia c'è una crisi, molti giovani vanno via e invece può diventare un'occasione di arricchimento per questi giovani affinché poi però la nostra società li richiami qui a reinvestire e a donare un debito di gratitudine a questa società che li ha fatti crescere. Dagli spunti di riflessione riguardanti i rapporti con l'Islam, parliamo appunto con l'Imam. Ecco, il suo intervento molto interessante, vogliamo un po' riassumere. Ecco, grazie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'è sempre stata una dimensione di scambio nelle civiltà nel passato, quello che oggi manca è certamente in un momento in cui la comunicazione è veloce, istantanea e globalizzata, non ha quei caratteri di conoscenza e di crescita interiore, quindi anche di utilità, che permetta alla gente anche di discriminare, perché in conseguenza di una conoscenza è possibile discriminare tra ciò che è bene e ciò che è male. Mancando questa conoscenza si capisce bene che le cose rimangono nel sentito dire, nel senso comune, che non è più il buon senso di una volta, e quindi noi non aiutiamo da un punto di vista di formazione quella che è la popolazione nell'utilizzo di questi strumenti. Bisogna pure aggiungere che a questo gli sforzi che si fanno nella via del dialogo non catturano l'interesse della gente, che oramai è troppo presa da questioni contingenti, oserei dire dal punto di vista religioso proprio mondane, e che chiaramente ci si lascia un po' correre le cose sulla pelle, insomma. Grazie Vito Emilio Piccichè, preside dell'Istituto Almayer, Vito Fazio Almayer. Voi avete creato non a caso un progetto di rete, avete avviato un progetto di rete che si chiama Il Cammino della Speranza, e non ci stanchiamo mai di ripetere che è sicuramente un importante volano per la crescita sul piano interculturale, sicuramente una ricchezza per il confronto tra culture diverse. Ma sì, perché da sempre abbiamo creduto che il dialogo va praticato, e quindi praticandolo nelle attività didattiche tra ragazzi che sono di sponde diverse al Mediterraneo, sono state 8 le nazioni con cui abbiamo interloquito tramite sempre attività didattiche, dal Libano alla Grecia, alla Malta, alla Francia, all'Italia, alla Spagna, alla Tunisia, all'Egitto. E chiaramente questo avvicina dalla base, ed è quello che a noi come scuola ci interessa di più. Poi giustamente, come diceva la professoressa Corrao, dobbiamo fare un investimento nel dialogo, nell'apertura, anche l'economia può crescere, e quindi perché non guardare verso il sud della nostra isola e verso est per vedere se si può fare qualcosa di bello insieme e far rinascere una storia bella di convivenza che già in questa terra c'è stata, che può portare ricchezza, a posto di formare dei ragazzi che magari sono anche ben formati e poi se ne vanno e non tornano più. Quindi questa è in sintesi la logica del nostro lavoro.